Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Oggi pulizie di casa insieme. Come ben sapete, al mattino, prima cosa che devo fare è bere la mia tazza di caffè, perché sennò non riesco ad affrontare al meglio la mia giornata. Dopodiché un po' di coccoline alla mia cucciolotta che si è appena svegliata, si può notare dalla sua faccia da sonno. E poi vado subito in camera da letto a spalancare la finestra ed alzare le tapparelle così da cambiare un po' l'aria che c'è all'interno. Inizio a sbattere la cuccia di Chloe perché ultimamente sta perdendo un sacco di pelo, un po' meno rispetto a qualche settimana fa, e poi passo alle coperte. Oggi è la giornata in cui cambio le lenzuola, ormai ce le ho su da una settimana e mezza. E come al solito Chloe non si vuole alzare dal letto. Quando devo fare un qualcosa, lei è sempre in mezzo, sempre con me. D'altronde la mamma è sempre la mamma. Iniziamo a sbattere il tutto fuori sul balcone. Chloe ancora in mezzo. Che poi non è che si sposta, no, rimane lì. Posso coprirla, posso farle di tutto, ma dovrei buttarla proprio giù dal letto. Andiamo a portare tutte le lenzuola sporche in bagno e cambiamole, mettiamo quelle pulite. Sistemare questa stanza mi piace tantissimo, soprattutto cambiare le lenzuola, mettere quelle pulite, ma la cosa ancora più bella è la sera, appena si va a letto, sentire proprio quell'odore di pulito e di ammorbidente, mi piace tanto. Mettiamo i nostri cuscini decorativi, in realtà ne vorrei tantissimi, però ci accontentiamo di questi. E poi, dopo aver finito con il letto, passiamo alla pulizia dei mobili e soprammobili. Questa è la parte di Franci, ogni volta mi lascia 1000 fogli in giro, ormai non so più dove metterglieli e io naturalmente nascondo tutto. Puliamo pure tutte le cose che ci sono sul letto, utilizziamo il disinfettante per pulire e spolverare. Puliamo pure il mio amato quadro di YouTube che mi hanno mandato quando ho raggiunto i 100.000 iscritti. Adesso arriva la parte più noiosa, ovvero riordinare tutte le cose che ho lasciato in giro il giorno prima, quindi maglietta grigia che utilizzo la sera sul divano, che è un po' lunga, un po' mi copre, poi adesso che è iniziato pure a far freddo, e poi altri vestiti che mi levo la sera e che non ho voglia di sistemare e piegare al momento. Andiamo a mettere tutto a lavare, facciamo una bella lavatrice con le lenzuole che abbiamo levato e altri vestiti. Ma nella mia testa continuo a pensare che ho ancora uno stendino pieno di robe da piegare. E quella è sempre la parte più noiosa. Stendere invece diciamo che mi piace. Adesso mettiamo tutti i nostri prodotti e
In realtà di solito ne ho pure un altro, però purtroppo l'abbiamo finito, dobbiamo comprarlo. Attiviamo la lavatrice e andiamo di là. Ho trovato la voglia di piegare i vestiti anche perché, avendo attivato la lavatrice, tra tipo 2 ore e mezza devo stendere, così ho già lo stendino vuoto e sono pronta per mettere tutto fuori sul balconcino ad asciugare. Guardate l'armadio quanto è in ordine, vi ricordate che ho fatto il video in cui ho sistemato l'armadio, anche la parte di Francia ho sistemato. E adesso pappona a Chloe, è arrivata la sua ora. Passiamo alla sala adesso, prendiamo tutte le coperte, come vi ho detto è iniziato a fare freddo, quindi io e Franci la sera ci prendiamo una bella coperta a testa, c'è pure la copertina di Chloe. Ci ho pensato al mattino, ogni giorno quando mi sveglio, che mi ritrovo davanti tutto il casino, perché comunque andiamo a letto un po' tardino e sicuramente a luna non mi metto a sistemare e a piegare tutte le coperte. Passiamo alle pulizie dei mobili della sala. In un attimo si posa la polvere, cioè io magari pulisco, dopo 2 giorni già c'è la polvere. Infatti ogni giorno bisognerebbe spolverare così da avere sempre la casa pulita, anche perché così poi le pulizie sono molto ma molto più veloci rispetto a se non pulisci molto frequentemente, che ti ritrovi più sporco. E quanto è soddisfacente poi vedere tutto pulito, è una cosa che mi piace tantissimo. Ora è arrivato il momento del bagno. Laviamo bene e disinfettiamo il gabinetto. Con lo sgrassatore puliamo tutto il resto del WC. No raga, ma io non ci credo, cioè ma qua Franci mentre si lavava i denti secondo me ha sputato sul vetro, cioè non è possibile. Ma ieri non era così. Ah no, scherzo, perché appena ha comprato questo spazzolino elettrico e mi sa che è questo qui che gli fa fare questo casino. Ma io senza parole. Tralasciando il casino che ha fatto Franci, puliamo lo specchio e puliamo pure il lavandino. Puliamo pure i soprammobili che abbiamo in bagno. E la lavatrice ha finito di lavare tutti i vestiti. Adesso è arrivato il momento di stendere. Meno male che c'è una bella giornata, non c'è tantissimo sole, così posso stendere tutto fuori all'esterno. Mi raccomando raga, non fate l'errore che ho fatto io quest'estate. Mi ho steso le cose bianche al sole. Sono rimaste fuori tipo per 2 giorni, anche nelle ore più calde. E ho rovinato tipo 4 magliette a Franci. È rimasta tipo una linea gialla. Siamo riusciti a rimediare, non potete capire, era arrabbiatissimo. Da quel giorno basta, sto super attenta.
Ritorniamo in sala, adesso passiamo al pavimento, passiamo lo Swiffer e laviamolo. Però adesso passo solo lo Swiffer perché il pavimento lo lavo a fine giornata, perché dopo devo scendere con Chloe, sennò mi si risporca ancora. Lo Swiffer a volte lo passo pure 2 o 3 volte al giorno, tipo fino a 3 settimane fa lo passavo 3 volte al giorno perché Chloe perdeva veramente tantissimo pelo nonostante io la spazzolassi spesso. Cambio asciugamani, mettiamo a lavare quelli che c'erano prima in bagno e sostituiamoli con quelli puliti. Improfumiamo la casa che abbiamo pulito, finalmente tutto in ordine. E adesso sistemiamo le ciotole alla Cloettina, che sta dormendo. E la mattinata è finita. Casa pulita, sono felicissima. E niente, volevo rendervi partecipi un po' delle pulizie quotidiane che faccio. Speravo di aver finito. E invece no, tra poco arriva Franci a casa per la pausa pranzo e sto preparando un bel piatto di pasta con zucchine e pancetta. Nel mentre però svuoto la lavastoviglie, così dopo mangiato mi rilasso un attimo e metto soltanto le cose all'interno e basta. Ora vi saluto, vi mando un bacione grande grande, spero che questo video vi sia piaciuto e ciao!